Adesso vediamo un ultimo diagramma, fatica, che è il diagramma di Goodman Smith. Questo diagramma di Goodman Smith mette in sostanza insieme un modo di vedere un pochino diverso dell'effetto del carico medio sulla fatica. È un modo anche valido per risolvere i problemi di analisi di vita fatica di componenti. E si può costruire in questo modo. Partiamo dalla dato curva di Wehler. Sulla curva di Wehler, al solito, ragioniamo sul ciclo termosimmetrico e io vado a considerare il carico che mi dà rottura a un certo numero di cicli, quindi questa è N, questa è sigma con N. Per cui questo diagramma viene disegnato, anche questo, come quelli che avete visto prima, di Goodman, di Soderberg, eccetera, viene disegnato al numero di cicli costante. Se scelgo di disegnare questo diagramma a questo numero di cicli, significa che questa è la mia sigma ampiezza che mi dà rottura sul ciclo termosimmetrico. Quindi è questo punto qui. Va bene? Su questo diagramma voi avete sull'asse delle ascisse il carico medio, sull'asse delle ordinate tutti i sigma, massimo, minimo, ampiezza, rottura, snervamento. Quindi dicevo, questo è il ciclo termosimmetrico che mi dà rottura a questo numero di cicli. Riporto sia la parte positiva sia la parte negativa, quindi lo riscrivo sia sopra sia sotto. Se mi riporto il carico di rottura, sia qui che qui, le curve, queste due rette che uniscono sigma con n con la rottura e meno sigma con n con la rottura, sono i limiti di fatica a quel numero di cicli. Questo è il ciclo alternosimmetrico, vedete? Immaginate il ciclo sinusoidale qui, questo è il ciclo termosimmetrico. Questa retta qui che è a 45 gradi è la retta dei carichi medi, sigma massimo uguale sigma minimo. Per cui qui sopra immaginate quell'altro ciclo. Questa è l'ampiezza, questo è sigma massimo, questo è sigma minimo, questo è il sigma medio. Questo è il ciclo. Vedete, sta sul limite. Vedete, man mano che io salgo, cioè aumento il carico medio, per non avere rottura quel numero di cicli, devo diminuire l'ampiezza. Giusto? Va bene? Per la parte negativa, cioè da qui in poi, il ciclo è sempre quello termosimmetrico. Questa è la prima parte del diagramma, lo stiamo costruendo, non è tutto così. Quindi vedete, questi sono i cicli con sigma medio negativo, questo è il ciclo termosimmetrico, questi sono i cicli con sigma medio positivo. Man mano che aumenta il carico medio sta diminuendo l'ampiezza del ciclo. Questi qui sono questi cicli qui, va bene? Nella realtà il diagramma di Goodman è un pochino più complesso, soprattutto quando io ho a che fare con materiali duttili. Come si costruisce il diagramma di Goodman? Se io ho a che fare con materiali duttili, la curva che avete visto prima la taglio non alla rottura, ma la taglio allo snervamento. Va bene? Quindi quando io raggiungo questa linea qui, tagliando lo snervamento, mi devo muovere orizzontalmente e mi muovo fino a incontrare l'altro snervamento. Va bene? Mi fermo qui. Da questo punto poi devo scendere fino a questo corrispondente in maniera tale da avere la proporzionalità, perché su questa retta che sta qui, che voi non vedete, e a 45 gradi,
sopra e sotto l'ampiezza deve essere uguale. Chiaro? Perciò c'è questa linea di diversa tendenza qui. Avete capito o ripeto? Ripeto. Allora, poiché io voglio costruire il diagramma valido anche per gli materiali produttivi, quella curva che avete visto prima la taglio allo snervamento e non più alla rottura. Tagliandola allo snervamento io incontro questa linea in questo punto. Da qui in poi mi muovo in maniera orizzontale. Fino a quale punto? Finché incontro di nuovo lo snervamento. Va bene? E quindi io sono partito da sigma con n. Sono arrivato allo snervamento. Mi muovo parallelamente allo snervamento finché incontro lo snervamento che sta sull'asse di ascisse, cioè quando il carico medio è arrivato allo snervamento. Dopodiché io dovrei scendere a questo meno sigma con n, ma non ci scendo direttamente, scendo in questo modo fino alla corrispondenza di questo punto, perché se voi tornate indietro, vedete come sono i cicli, questa è l'ampiezza, queste due parti sono uguali. Queste due parti sono uguali, quando io taglio qui poi devo mantenere questa proporzionalità. Ecco perché scendo con una pendenza diversa fino a questo punto che è in corrispondenza con questo. Da qui in poi poi torno a meno sigma con n. Qui la lascio in questo modo perché poi sulla parte di compressione ho meno problemi. In genere questa non la trovo sui molti testi, questa parte di compressione non la trovate nemmeno disegnata. Per cui a questo punto ho costruito questo diagramma, vedete, questo poi viene tagliato allo snervamento di compressione e viene tagliato allo snervamento di compressione. Questo diagramma cosa vi dice? Fissato il numero di cicli, torniamo indietro, io vi ricordo che questo diagramma l'ho costruito avendo fissato il numero di cicli e rispetto a questo numero di cicli conosco questo sigma con n. Per quel numero di cicli dove come al solito in ordinate c'è sempre il ciclo termosimmetrico qui, per questo numero di cicli la zona di sicurezza la troverò. Quindi all'interno della zona verde il componente non rompe, fuori dalla zona verde a quel numero di cicli rompe il componente. Se io cambio il numero di cicli, che succede? Che la zona verde si allarga o si restringe. Se io aumento il numero di cicli, il limite di fatica si abbassa. Vedete? Torniamo indietro. Scusatemi. Se io aumento il numero di cicli, sigma con n si abbassa. Quindi la curva diventa più stretta. Se io diminuisco il numero di cicli, sigma con n si alza e quindi la curva si allarga, la zona di sopravvivenza. Chiaro? Se io aumento il numero di cicli la mia curva si restringe, questo è sempre il ciclo termosimmetrico, la curva si restringe. Se io diminuisco il numero di cicli la curva si allarga. Va bene? Posso andare avanti? Ci sono domande? Quindi questa curva che vedete qui rappresentata, dove il punto D, qui in realtà è disegnato male, guardate questo punto, qui è disegnata male la curva, questo punto D va in corrispondenza di B, devono essere sulla stessa linea. Qui è disegnato male quel diagramma. Questo punto D deve stare un pochettino più qua, in corrispondenza di B, va bene? Devo modificare questo luce. Quindi come vedete in ascisse c'è il carico medio, in ordinate c'ho tutti i carichi, questa che vedete riportata qua è la curva di Goodman, quella tratteggiata in rosso, quella tratteggiata è la curva di Goodman. Questo diagramma viene diviso in una serie di zone per poter essere poi applicato praticamente.
Le zone che vedete sono la zona A che va dal punto G al punto F, la zona B che va da F ad E, la zona C che va da E a D e la zona D che va da D a C. I criteri che regolano questo diagramma sono riportati qua, poi li spieghiamo. Vediamo innanzitutto i limiti del carico medio. Allora, nella regione A il carico medio, quanto, che valori ha? Cercate di ragionare, poi vi scrivete dopo, man mano che ragionate. Nella zona A il carico medio, quali limiti ha? Il limite questo quanto vale del carico medio? Il carico medio è l'asse delle ascisse, eh? Quanto vale il carico medio? Meno sigma di snervamento. Quindi va da meno sigma di snervamento fino a questo punto qua. Quanto vale quel punto lì? Qui è indicato, poi li vediamo i valori, è indicato con sigma AB, cioè il sigma di transizione tra la zona A e la zona B. E quanto vale questo sigma? Io qui l'ho scritto come sigma F, che sarebbe questo, meno il carico di snervamento. E come l'ho trovato secondo voi? Vedete questo triangolo? Questo qui è sigma F, questo qui è sigma F meno sigma Y, sigma F meno sigma Y, questo fatto qui. In realtà viene così perché questi sono tutti e due col segno negativo, vorrei fare sigma Y meno sigma F, ma questo è con meno davanti, meno e meno fa più, quindi viene sigma F meno sigma Y. Questo qui, ma questo e questo sono uguali, quindi questo limite è proprio sigma F meno sigma Y, giusto? Quindi sul tratto A va da sigma Y a sigma B e sigma B vale questo. Ok? Questo tratto, il primo termine è sempre questo, questo punto qua. E poi quanto vale il carico medio qui? Zero, giusto? E quindi va dal sigma B a zero. Nella zona C vado da 0 a quel punto D, al punto D. Questo punto vale questa espressione che viene fuori sempre ragionando all'interno di triangoli rettangoli. Va bene? Lasciate perdere adesso che questo punto è sbagliato, andava disegnato un po' qua. Però va in corrispondenza di B. Quindi io ho questo triangolo, ho quell'altro triangolo più alto. E ragiono nello stesso modo. In particolare, se io considero questo triangolo e questo triangolo qui, questo per esempio, o addirittura posso considerare questo più grande che va alla rottura, perché questo è stato fatto. Che similitudine posso applicare tra questo triangolo grande, vedete, seguite questo, che va fino alla rottura, e questo, sono due triangoli simili. A me serve determinare questo valore qui, questo carico medio qui. Questo carico medio qui, in realtà, quanto vale? Io questo lo conosco, il sigma qual è? Questo qui quanto vale? Oppure questo qui, se preferite, l'ipotenusa. Vi ricordate le similitudini del triangolo rettangolo? Ve li ricordate o no? Fate per esercizio la similitudine dei triangoli rettangoli e trovate la coordinata di questo punto, l'ascissa di questo punto, cioè questo voglio trovare io.
Va bene? Il risultato è questo qui. Sigma con Y meno sigma con F, 1 meno sigma con F su sigma con F. Questi limiti in realtà delle zone, l'ultimo limite è tra questo punto e la sigma di rottura, e la sigma di snervamento, in realtà se io mi fermo allo snervamento, di rottura se io considero la rottura. Quello che è importante invece è il collasso del componente. Quei limiti mi rappresentano i limiti di validità di questa formula, cioè questo che è scritto qui vale solo se io sto in queste regioni. Prima regione, carico medio tra lo snervamento sigma F e lo sigma Y, qual è il limite di rottura? Come la scrivo questa? Torniamo alla curva. Vediamo qui. Quando io sto in questa regione, quando è che rompo il componente? O quando supera lo snervamento negativo, quando va sotto, oppure quando supera, questa va in corrispondenza al punto H, oppure quando supera questa linea, giusto? Quindi come faccio a scrivere questa secondo voi? Cercate di ragionare, perché poi se no, se vi imparate a memoria queste cose non hanno senso, perché poi non li sapete applicare sul piano pratico, sugli esercizi. Adesso vi sembrano un po' strani, quando fate l'esercizio vedete che è semplicissimo, però ci dovete ragionare un pochino sopra. Perdete tempo a usare la vostra testa, che è la cosa che funziona meglio di tutto. Perché ho scritto questo secondo voi? La linea che sta qua, questa, se io vado a scrivere qui il ciclo rispetto alla retta di 45 gradi, la linea che sta qua, questa qui rappresenta sempre la sigma massima, giusto? Quella che sta su 45 gradi del carico medio, sotto c'è lo snervamento. Quindi come fa a venire fuori questa qui? Scusate, ho sbagliato. Come fa a venire fuori questa secondo voi? Provate con una più semplice se volete. Prendiamo il diagramma. Per esempio, prendiamo l'ultima regione. Quando è che ho collasso? La zona che va da B a C. Quando è che ho collasso? O quando supero la retta BC, quindi quando supero lo snervamento, oppure sulla retta CD. Come si fa a scrivere le equazioni di quelle rette secondo voi? Quando è che ho rottura nella regione D? Quando il carico massimo, quando il carico massimo, qui ho rottura quando il carico massimo supera quella linea, giusto? Quella è la condizione. Qui ho rottura quando il carico massimo supera questa retta. Quindi quello che devo scrivere è questa retta. Quanto vale quella retta? Che tra l'altro è parallela a questo tratto qui. Dovrebbe essere parallela a questo tratto qui. Ah. Geometria quando l'avete fatto? Geometria, analisi 1, 2, come si chiami. L'equazione delle rette l'avete fatta, sono convinto di questo. Semplicemente che non avete un diagramma XY qui. Ragionate che come se voi aveste un diagramma sigma massimo nelle ordinate e sigma medio nelle ascisse. Diciamo qualunque sigma sull'ordinata, mettiamola così, perché può essere sigma massimo, F minimo, medio, quello che sia, e sigma medio sulle ascisse. Dovete scrivere l'equazione di quelle rette
e quelle rette rappresentano il vostro limite. Nel caso che abbiamo visto qui in questa zona è semplicissimo, perché quella è la retta y uguale a sigma snellamento, quindi sigma massimo uguale a sigma snellamento, e quello rappresenta il mio limite. Però già questa, per esempio, è parallela a questa, che equazione c'ha? Per esempio questa qui, da dove viene fuori? Io insisto per farvi ragionare, perché se voi lo capite adesso e capite da soli il passaggio di come si scrivono quelle equazioni, non avrete più bisogno neanche di studiarle le cose. Se avete capito come si ricava quella, vi basta disegnare il diagramma e scrivete l'equazione automaticamente, non avete necessità di impararla a memoria. Quello che a me preme farvi capire è che non è necessario impararle a memoria queste cose, ma basta disegnare il diagramma e ragionare sul diagramma. Ma dovete ragionare voi, non farle meccanicamente perché le avete viste fare, che sennò si perde il significato della cosa. Facciamo così, ve lo faccio vedere con un esercizio. Risolviamo l'esercizio utilizzando il diagramma di Goodman e capiamo quali sono i limiti. Vi dicevo, nelle condizioni di validità che abbiamo riportato prima, questi sono i criteri di validità, cioè vale a dire se sigma massimo, ovvero due volte il sigma medio, è maggiore o uguale a sigma y, si ha collasso, altrimenti il componente regge. Queste espressioni le trovate su un testo in inglese che sta in biblioteca, che è il Collins. Vi fornirò io lunedì, vi porterò una decina di copie e poi provvederete voi a farvi le copie di questo testo, dove ci sono tutti i passaggi per ricavare queste equazioni passaggio per passaggio. Preferirei però che fino a lunedì magari ci pensate un attimo voi su quei diagrammi. Poi magari vi rendete conto che la soluzione non era proprio quella, però preferirei che ci ragionaste un attimo. Sulla fatica, un altro dei diagrammi che si usa sono quelli che vengono chiamati master diagram, i progettisti rapidi, quelli che diciamo lavorano spesso con la fatica, utilizzano questi diagrammi in maniera molto semplice. Qui sono praticamente riportati insieme sia le informazioni che provengono dalla curva di Keller che quella che provengono dalla curva di Woodman, Soderberg e via dicendo. Vedete qui, per esempio, qui c'è la sigma minima, qui c'è la sigma massima, qui c'è la sigma alternosimmetrica, questo è il ciclo R-1, quindi il ciclo alternosimmetrico, vedete R sta aumentando qui, quindi cambia tipo di ciclo, e queste qui sono le curve a ogni parametrizzate per numero di cicli che vi danno la durata del componente. Vi dico che esistono, poi vedremo di applicarle con un esercizio. In realtà, per applicare queste bisogna prima fare un po' di esercizi e di applicare le parti di curve di Goodman che abbiamo visto, poi le riprenderemo dopo. C'è anche un'ultima cosa da dirvi, io qui ve l'accenno, poi la svilupperete meglio a costruzione di macchine, che è quello del concetto della fatica multiassiale. Che vuol dire? Noi lo utilizzeremo solo per gli alberi e faremo in una forma molto più semplice. Però qual è il problema? Avete visto che il carico generalmente applicato al componente è un carico di tipo triassiale, per cui noi volta per volta dobbiamo andare a ricavare un sigma equivalente, per cui abbiamo una sigma x, una sigma y, una tau xy. Se io riesco a scomporre queste componenti in una parte diciamo di carico medio e in una parte alternosimmetrica, qui ci ho messo il k fattore geometrico sempre, quindi ho una parte di carico medio, una parte di sigma ampiezza o tau ampiezza, quello che sia, mi posso ricavare il carico medio e il carico ampiezza utilizzando semplicemente un'espressione di equivalenza che può essere la sigma di Commises, per esempio. Per cui io sigma di Commises ne scriverò due, una per ricavarmi il carico medio e una per ricavarmi il carico ampiezza. Nella realtà dei fatti, e lo vedremo quando faremo gli alberi di trasmissione, per gli alberi quello che si fa è semplificare ancora di più la questione.
Perché questo? La coppia torcente generalmente è costante nel carico, ma è pensata a carico massimo. Per cui questo significa che per la tau del momento torcente questo termine non c'è. C'è soltanto il carico medio. Mentre per il carico dovuto alle forze generate dalle ruote dentate, dai cuscinetti, dai vari componenti calettati sull'albero, sono soltanto componenti alternosimmetriche, quindi questa sigma in genere non c'è, oppure se c'è compaiono soltanto con la parte di ampiezza. Per cui tutti i carichi agenti sull'albero mi danno soltanto ciclo alternosimmetrico e il momento torcente mi dà solo il carico medio. Quindi per gli alberi vedrete sarà ancora più semplice la cosa. Ovviamente il fatto di utilizzare una sigma equivalente lì dove ho questi problemi porterà a scrivere anche le curve di Goodman con una sigma ampiezza equivalente e con un carico medio equivalente, dove se volete applicate per esempio con Mises. Le curve restano le stesse, qui non mettete l'ampiezza ma mettete un'ampiezza equivalente, qui non mettete il carico medio ma mettete un carico medio equivalente. Per gli alberi, come vi dicevo, in generale la situazione è questa, cioè le forze sull'albero sono tutte, vedete, le forze del momento flettente vengono considerate tutte alternosimmetriche. La coppia torcente che fa ruotare l'albero viene pensata costante, generalmente è messa sul valore massimo. Generalmente operando in questo modo, quello che viene fuori è questa cosa qua. Io dovrei scrivere questa, la sigma effettiva, cioè la sigma equivalente, è uguale a sigma x al quadrato, questo è il von Mises, ok? Se io la vado a scrivere sull'ampiezza, ho detto che il momento torcente, torniamo indietro un attimo, il momento torcente è costante, quindi sull'ampiezza il momento torcente quanto c'ha di ampiezza? Zero, giusto? Per cui io riscrivo l'equazione in cui questa non la tolgo, per cui la sigma ampiezza, questa è equivalente, non effettiva, mettete equivalente, la sigma equivalente ampiezza vale solo sigma x, cioè la sigma del momento flettente. Se viceversa, se devo scrivere il carico medio, se vado a scrivere il carico medio, questa è alternosimmetrica, qui il carico medio è 0, qui il carico medio è questo. Per cui nell'equazione della sigma media equivalente questo non c'è, c'è soltanto questo termine qui. Tau di xy è fuori dalla radice, tau di xy che vuol dire radice interna. Va bene? Se usate la Mises. Chiaro per gli alberi, molto più semplice quando praticamente si ha. Ok, facciamo un attimo due conti, proviamo a fare questo esercizio. Allora, vogliamo calcolare il momento flettente massimo alternosimmetrico che può essere applicato a questo albero per avere vita infinita. Quindi cosa vi sto chiedendo? Vi sto chiedendo qual è la sigma massima in sostanza applicabile a questo albero per stare al di sotto del ginocchio di fatica, per stare al di sotto della sigma ampiezza limite di fatica. Va bene, devo superare i 10 alla 6 cicli, questo mi sto chiedendo. I dati, a questo componente è applicato un momento torcente costante che genera una tau di 100 MPa, quindi la tau di xy ce l'ho già disponibile ed è pari a 100 MPa. Questa è quella che proviene dal momento torcente. Il momento torcente è costante, questo qui, questo è il momento torcente, questo è il tempo, questo è il momento torcente applicato. Va bene? Il momento flettente invece è alternosimmetrico e lo devo determinare, quindi il momento flettente che io voglio andare a cercare è fatto in questo modo, è alternosimmetrico, io voglio trovare questo valore massimo, MF max, questa è la mia incognita.
il carico massimo che posso applicare a quella geometria. Il materiale, ho un carico di rottura di 700 MPa e un carico di serramento di 540 MPa. Non conosco il sigma ampiezza limite di fatica per il materiale. Quant'è? Quanto lo assumo? Secondo voi? Il sigma ampiezza è la metà di cosa? Per sigma rottura. Quindi il mio sigma ampiezza limite di fatica sarà 700 diviso 2. Quello nominale del materiale. Quindi 350 MPa. Il pezzo è lavorato con rettifica media, quindi è stato lavorato al tornio, la finitura superficiale è una rettifica media. Il diametro grande, questo, è 34 mm, il diametro piccolo, qui, è 30 mm, il raggio di curvatura di questo intaglio è di 2 mm. Poi c'è una seconda domanda che vedremo dopo. In pratica, dopo aver calcolato e questo momento massimo applicabile, lo maggiore del 20% e vedo il numero di cicli al quale rompo. La prima cosa che devo fare qual è? Dato che c'è un momento flettente, c'è un intaglio, ci sarà un K con F, la prima cosa che devo fare è trovare un K con T, giusto? Come faccio a trovare K con T? Quali dati mi servono? Mi serve D grande su D piccolo ed R su D. Torniamo indietro. D grande su D piccolo è 34 diviso 30. Quanto fa? 1,13. Ed R su D 2 diviso 30. Quindi 1,13 sto qua. 11, 12, 13, poi? 0,07 circa. Scusi, 0,7, 1,13, c'ho la curva di 1,15, quindi mi fermo a 1,15, per cui il KT è circa 2,05, prendiamo 2 per semplicità. Il K con T è pari a 2. Vediamo i dati che sto calcolando. Allora, K con T è 2. Vediamo adesso il fattore di scala. Il carico di rottura del componente è, scusatemi, il diametro di piccolo, abbiamo detto che è 30, giusto? Rispetto ai 10 della prova di Taylor, 30, ho un fattore di correzione, assumo per semplicità 0,85. Quindi il parametro B2, fattore di scala, lo prendo come 0,85. Potete chiamarlo K scala, come vi pare. È il fattore di scala. Altra cosa mi serve la lavorazione superficiale. Carico di rottura 700 MPa. Rettifica media è la curva questa qui, 700, mi trovo, prendiamo 0,92. Ho invertito B1 e B2, ma ha poca importanza, sono i coefficienti correttivi del sigma ampiezza. Quindi, mi manca un'altra cosa, che qui non ho come grafico. Quale mi manca? La sensibilità all'intaglio del materiale, Q. Va bene? Allora vado a prendere il grafico, vedo il grafico, quello che vi ho fatto vedere sulla sensibilità all'intaglio, supponiamo che Q sia venuto 0,9. Quindi questo mi dà il K con F, che è pari a 1 più KTQ che moltiplica KT meno 1. Dovrebbe venire circa 1,8 più o meno, fate i conti.
Quindi questo mi consente di trovare il K con F. Adesso vediamo, io avevo trovato un sigma ampiezza limite pari a 350 megapascal. Però poiché sono su un componente reale, questo sigma ampiezza limite lo devo correggere. Quindi il sigma ampiezza limite vero che devo applicare sarà di 1, di 2, sigma ampiezza limite. Questo qui non lo metto qui a denominatore, lo userò per moltiplicarlo sul K con, sul sigma con A, come vi ho detto prima. Questo lo metto moltiplicativo su sigma con A quando scriverò l'equazione di Goodman. Va bene? Allora, devo vedere vita infinita. Quando è che ho vita infinita? Qui c'è un carico medio. Quindi io ho vita infinita se... Disegniamo prima la curva, ragioniamo prima sulle curve. Posso cancellare questo? Io sono in presenza di un carico medio che è il momento torcente, quindi avrò vita infinita se, ovviamente voi mi dovete ragionare sempre sulla curva di Goodman, ma vale con qualunque altra curva, con M sigma con A. Non avendo altre informazioni, per me vita infinita è 10^6. Se dal materiale la vita infinita della vita, il ginocchio di fatica ce l'ha 10^7, 10^8, quello che sia, metterò quello che mi serve. Su questa curva io conosco questo punto che è il sigma ampiezza limite di fatica per il materiale e va al sigma rottura. Quindi teoricamente per il materiale io ho vita infinita se la mia coppia di punti sigma A, sigma M, se questa coppia di punti sigma A, sigma M sta all'interno di questa curva. Il punto limite qual è? L'intersezione tra questa retta di carico K uguale a sigma A su sigma M e la retta di Goodman, questo è il mio punto limite. Sotto non rompo, sopra rompo, questo è il limite di fatica. Ma io non posso usare questa curva di Goodman direttamente, devo utilizzare quella che ho corretto con B1 e B2. Devo prendere questo, dividerlo e moltiplicarlo per B1 e B2, giusto? Che sono dei numeri minori di 1, significa che questo viene un punto più piccolo, viene qua. Quindi devo utilizzare questa curva qui. E quindi il mio punto limite diventa questo, il progetto. Questo dal punto di vista grafico. Dal punto di vista analitico, come lo calcolo quel punto? Dal punto di vista analitico, quella retta viene espressa da questa espressione. Scusate, da questa equazione. Qui ci metto il K con F che ho trovato. Qui ci metto B1, B2, sigma ampiezza limite. Qui ci metto il carico medio. Qui ci metto il carico a rottura. Adesso quando è che io sto proprio sulla retta? Quando il coefficiente di sicurezza è 1. Giusto? Questo lo conosco perché l'ho trovato, è 350 megapascal. Questo lo conosco perché è un dato del materiale. Questo lo conosco perché questa è una tau di 100 megapascal, quindi significa che il mio carico medio sarà uguale a radice di 3 per la tau. Quindi sarà uguale a radice di 3 per i 100 megapascal che mi dà il problema. L'unica cosa che non conosco è questa. E questa è la mia incognita. Risolvo quell'equazione rispetto all'ampiezza.
1 meno sigma con R su sigma con R diviso K con F. Poi moltiplicato di 1 di 2 sigma altezza di 2. Potete riscrivere veramente, perché questo lo portate qui dentro, o questo lo portate qui sotto, o questo lo portate sotto, potete spostarla come sui testi la trovate scritta in vari modi. Fondamentalmente dovete risolvere questa equazione rispetto a sigma con R. Questa che legame c'ha col momento avvertente che io sto cercando? Questa, una volta provata, qualcuno ha già fatto i conti? No. Questa, una volta trovata, mi darà un valore di sigma con A che deve essere uguale a 32 momento avvertente massimo y di al cubo. Dovrebbe essere circa 103 megapascal. 103 megapascal, quindi questo viene circa, se il vostro collega ha fatto i conti giusti, 103 megapascal. Adesso questo qui voi lo mettete qui dentro e vi ricavate il momento flettente che state cercando, che è il massimo momento flettente applicabile. Se io applico un momento flettente più alto, questa risulta più alta, quindi vado fuori da quella linea di Goodman che avevo tracciato e vado nel punto di rottura, chiaro? Quindi l'albero si rompe. Adesso quel valore lì, se mi faccio la gentilezza e calcolo anche il momento, il diametro è 30, quindi devi fare 103 per 30 al cubo per pi greco diviso 32. La seconda parte dell'esercizio consiste nel prendere quel momento che avete trovato, questo, ci aggiungete il 20%, quindi fate il nuovo momento è uguale al momento vecchio più 0.2 il momento vecchio, quindi state aggiungendo il 20%. Questo vi dà una sigma diversa, più alta, quindi non sto più nel limite di Goodman. Devo trovare il numero di cicli. Come si trova il numero di cicli? A cui rompe adesso con un nuovo componente? Dato che c'è un carico medio, io devo utilizzare sempre questa equazione. Però sono cambiati i parametri. Seguite il grafico, poi vi scrivo la formula. Posso cancellare questo? Questo è scritto, il primo momento flettente viene 272.886. Newton per millimetro. Sì. Quello è il massimo che voglio applicare a questo punto. È un albero grosso, è da 30 mm di diametro, sono 3 centimetri. Vediamo così. Come si fa adesso a calcolare il numero di cicli al quale il componente rompe con il carico applicato? Io ho disponibile l'equazione n uguale, ve la riprendo, n uguale al sigma con F diviso A 1 su B. Questo qui, seguite il ragionamento, questo qui è sulla curva di Wöhler semplificata
questa è sigla con F, questa è l'origine. Quindi questo sulla prima di Vedere viene fuori da questo qui. Ma io qui ho un carico medio, quindi non posso utilizzare direttamente questo, devo utilizzare una delle curve che avete visto. Utilizzerò la curva di Ludman. Questo è il mio sigma con F. Questo è il numero di cicli che per me è incognito, che devo trovare. Questo è il carico di vettore. Per applicare questa equazione io ho bisogno di questo punto qua, e io non ce l'ho questo punto qua. Quello che io ho è una coppia sigma con A, sigma con N. Cioè ho una coppia che è rappresentata da questa retta di carico K uguale a sigma con A diviso sigma con M. Qual è il numero di cicli a rottura? Qual è questo numero di cicli? Cioè questo diagramma in cui io sto sul limite, quando questa retta qui incrocia quest'altra retta qui, cioè quando sto su questo punto qui. Quindi quando la mia coppia sigma A sigma con M applicata realmente al componente sta qui. Per trovare questo sigma con F, quindi, quale equazione posso utilizzare? L'equazione della retta di Goodman con coefficiente di sicurezza pari a 1, risolta non più rispetto alla sigma ampiezza, però questa volta, ma rispetto a quello che si chiama ciclo alterno simmetrico equivalente, che è questo qui. E quindi per trovare quell'n, per sigma f da mettere in questa formula, per trovare il sigma f da mettere in questa formula, devo riscrivere l'equazione di Goodman, k con f, sigma con a, b1, b2, sigma ampiezza limite più sigma con m, sigma rottura uguale a 1, e risolvere non più, questo non è più sigma ampiezza limite, ma è sigma con F, è quello che io sto cercando. Risolvo questa equazione rispetto a, perché questa la conosco adesso, è data da quel valore dove qui dentro ci ho messo questo momento nuovo, questa la conosco perché c'è il megapascal per raggi di ferro, non è cambiata. Devo risolvere l'equazione rispetto a questo termine, risolvo rispetto a questo, lo metto qui dentro, trovo IP e ho trovato il numero di cicli. Attenzione, vedrete, lo vedremo la prossima volta con un esercizio, che se io metto la correzione qui e poi mi vado a calcolare A e B con le formule che abbiamo visto, questa e questa, io la correzione l'ho messa qui, ottengo il risultato. Se io non la metto qui questa correzione, ma la metto qui quando vado a calcolare, il risultato è diverso. Siccome passa attraverso i logaritmi, uno è più conservativo dell'altro. Nella prossima lezione faremo un esercizio che farà vedere questo. Io in genere preferisco farlo in questo modo perché viene più immediato. Trovo questo sigma con F e quindi poi lo vado a utilizzare con A e B calcolati con sigma ampiezza limite non corretto. Se invece non li mettete qui e correggete il sigma ampiezza limite, dato che c'è un passaggio tra i logaritmi, il risultato non è identico, perché qui lo stiamo utilizzando su un'equazione che è di tipo lineare, qui lo stiamo utilizzando su delle espressioni che sono di tipo logaritmico.